uomini di uomini, aggrediscono figli di uomini, in un circo massimo di uomini, nell'anno domini di uomini, subiamo il fascino di uomini, come gli infamanti di uomini, sì, ma io preferisco ammazzare il tempo, preferisco sparare cazzate, preferisco far esplodere una moda, preferisco morire d'amore, preferisco caricare la sveglia, preferisco puntare alla roulette, preferisco il fuoco di un obiettivo, preferisco che tu rimanga vivo. Preferisco fare Radio Vargani. Allora, torniamo con i nostri nuovi redattori. Proseguiamo la seconda parte della puntata che abbiamo cominciato la volta scorsa, quindi questa è la 11ª puntata che va in onda sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. In redazione oggi, davanti a noi, davanti a me, Prof. Licari, ci sono Maxime, Giada e Stefania, che ci parlano di altri progetti che la nostra scuola ha messo in campo o metterà in campo a breve. E più specificamente, cominciano Giada e Maxima a parlarci di un progetto che non è ancora partito, è in preparazione e che si concretizzerà nella prossima estate. Giada, lascia la parola alle signore. È il progetto Scuola in Giardino e grazie a dei finanziamenti la scuola è riuscita a fare questo progetto, cioè è riuscita a progettare delle attività da svolgere in giardino, comunque per far valorizzare il giardino della nostra scuola e riuscendo pure ad acquistare delle attrezzature che poi verranno usate. Vi ricordate quali sono gli insegnanti che si occuperanno della gestione? Sono la Tamborini e la Stroppa. Professoressa Tamborini e Stroppa, sapete quando partirà più o meno? Avvicinate il microfono per favore, così si sente meglio. In realtà ci hanno detto che non, la Tamborini ci ha detto che comunque non ci sono ancora informazioni ben precise. Anche perché siamo a 3 mesi dall'estate, appena esatto. Cominciata la primavera. Però l'importante è che i fondi ci siano, l'intenzione ci sia. Sapete già a quali classe si rivolgerà? Che tipo di... Vai Maxime? Sì, per le prime e le seconde. Quindi quelli un pochino più piccini? E saranno in circa 20, è ancora da decidere, non si sa molto bene. Vi hanno raccontato più o meno cosa faranno in giardino? Allora, useranno delle attrezzature e, per gli appassionati diciamo di giardinaggio potranno scegliere questa attività. Ma potrebbe essere anche un'occasione per abbellire ulteriormente il nostro giardino. Sì. Semineranno fiori, io mi aspetto di tornare a settembre e trovare la giungla. Bellissimo. Ogni tanto si trovano ricci, gli scoiattoli, vabbè, quelli ormai fanno parte dell'arredamento. Fanno parte dell'arredamento della scuola. È vero che abbiamo un riccio? L'anno scorso, 2 anni fa, c'era un riccio che girava, adesso non so, è da tanto che non lo vedo. Il prof. Smaldone era riuscito l'anno scorso a fotografarlo, sì. Ed è, lo possiamo dire, l'immagine profilo della chat dei professori, il nostro riccetto. Esatto. Verganino, com'è che si chiama? Verganino. Orio, esatto, Orietto. Volevo sapere se il fatto di essere di terza e di non poter partecipare a questa attività un po' vi spiace, mi sarebbe piaciuto venire quest'estate a provare a fare i giardinieri. Perché no? Sì. Ma siete troppo grandi, ma forse ci sarà la possibilità quest'estate che voi di terza facciate altro. Ma possiamo dirlo alla fine della puntata cosa probabilmente succederà? Sì, dobbiamo alla fine, dirlo. Alla fine. Abbiamo qualcosa da proporre ai ragazzi delle terze, io e lui. Sì. Perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché ti sorprendo fino alla fine. Stefania, tu invece di cosa ci parli? Di che tipo di laboratorio ci parli? Io ho intervistato la professoressa Origi per parlare di Federchimica, che è un concorso organizzato dall'associazione Asso Lombarda. E praticamente in questo concorso si può approfondire l'ambito chimico, ad esempio la chimica di base, oppure i conservanti o anche i coloranti. Questo progetto diciamo è organizzato dalla professoressa Origi, dalla professoressa Tramaglini e c'è anche la professoressa Mattina e la professoressa Tramacere e diciamo che questo laboratorio partecipano le classi seconda G e seconda F e questo laboratorio ha avuto particolare adesione, infatti la professoressa Origi mi ha fatto un esempio che nella seconda G partecipano tutti gli alunni tranne due. Come stavo dicendo, questo laboratorio fa degli approfondimenti sugli additivi chimici e fanno anche degli esperimenti confrontando
il cibo preparato a casa, quindi tutto ciò che fai, sì, artigianalmente, esatto, diciamo, e quello comprato al supermercato. La professoressa Origi mi ha fatto questo esempio, che loro hanno provato a prendere al supermercato una vaschetta di mela già tagliata, cioè fatta a striscette, e hanno preso una mela e l'hanno tagliata loro a strisce. La differenza è che la mela che hanno tagliato loro si ossida subito. E la mela, quella comprata dal supermercato, no. Cosa vuol dire questo? Che è, diciamo, è ricca di conservanti quella del supermercato, quindi fa più male al nostro corpo. Sempre meglio il cibo fresco. Quindi grande adesione. Perché secondo voi può essere utile parlare di chimica già alle medie? Non è un programma... Sì, penso, correggetemi se sbaglio, io non insegno scienze, penso che sia un argomento che comunque nell'ambito delle scienze si comincia ad affrontare in terza, giusto? Sì. Però molto superficialmente, non fate, sì, chimica alle superiori, se vai al liceo scientifico ti fai un'ora, 2 ore di chimica tutte le settimane, alle medie no. Perché può avere un senso cominciare già a parlare di chimica, secondo te, già da adesso? Per darti già delle basi che comunque ti serviranno sia per le superiori, ma poi anche per l'esperienza della tua vita. Personale, si tratta di cibo, siccome lo mangiamo, esatto, noi, sapere cosa fa bene e cosa fa meno bene. Non solo, in chiave di orientamento verso la scuola superiore, in che senso può essere utile, secondo te, Maxim, parlare di chimica già dalla seconda alla terza media? È un allenamento per te, e sei più avvantaggiato, diciamo. Sicuramente, come sei, dicevi tu, ma anche vedi se ti piace, cioè se quando, sì, c'è un laboratorio di chimica, sei estremamente interessato, capisci tutto e capisci che è per te, magari ti devi iscrivere a una scuola superiore dove la chimica c'è. Ma anche banalmente, quando si va a fare la spesa, vi faccio un esempio. Questo è un esempio che ha fatto la professoressa Travaglini in classe. Ci sono due frutti, due mele, una con qualche macchiolina e una perfettamente lucida. Voi quale andate a scegliere? Quella perfettamente pulita. Perché è più bella. Perché è più bella. Esteticamente. Però molto probabilmente in quella lì perfettamente lucida ci saranno dei conservanti che appunto la rendono lucida, mentre quella lì un po' macchiata è quella lì quasi naturale. Totalmente naturale. Non solo, voi sapete che i pesticidi vengono usati soprattutto in agricoltura, i pesticidi, gli insetticidi eccetera, appunto per evitare che l'animale, che sia l'uccello piuttosto che il verme, piuttosto che qualsiasi altro insetto, vada a intaccare la buccia. Però la buccia quindi rimane perfettamente integra, luccicante, come dicevi tu, esteticamente molto invitante, ma se te la vai a mangiare ti mangi i pesticidi, ti mangi tutto. Esatto. Per cui avere la consapevolezza di questo ci può aiutare a fare la spesa, a mettere nel piatto qualcosa di più sano, o banalmente, se decido comunque sia di comprare la mela più bella, di sbucciarla prima di addentarla. È già tanta roba. Esatto. Va bene, chiudiamo questo blocco alimentare, come possiamo chiamarlo, alimentare floreale, fiori in giardino e mele sul tavolo, allora, con un'altra canzone contro la guerra. Con un'altra canzone contro la guerra, era l'anno 2000, nel 99, pezzo. Nel 99 c'è stata la guerra in Kosovo, e Liga Giova Pelù, Liga Bue, Giovanotti e Piero Pelù hanno pubblicato questo singolo, Il mio nome è mai più, e tutto è ricavato e è andato a Emergency, quindi anche un fortissimo aiuto, anche perché questa canzone è stata prima in classifica per un sacco di tempo. Quindi ascoltiamo questa canzone, che è veramente veramente bella, e tutte le volte i brividi, cioè i brividi, tutte le volte che l'ascolto c'ho i brividi. A Il mio dopo. Nome è mai più. Il mio nome è mai più. La mia casa c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me,
a me piaceva volare. C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. 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 Il mio nome è mai più. Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì, dico si può. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro vivere. Il mio nome è mai più. Che pezzo, vivere, ragazzi. Vivere, 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 vivere. Non morire sotto le bombe o per i colpi di qualcuno mandato da qualcun altro. Purtroppo. Riprendiamo la nostra puntata di oggi, la nostra undicesima puntata, parlando con Noemi e con Giulia, che ci presentano altri due dei laboratori proposti dalla nostra scuola. Prima dicevano parla prima tu, comincia Giulia, che ci racconta di un'attività molto carina che non è mai stata fatta in questa scuola, ma che quest'anno ci sarà. Raccontaci. Allora, ho parlato con il prof Calloni, cioè l'ho intervistato e mi ha spiegato questo progetto che si terrà quest'estate, appunto si chiama Campus Sport Estate ed è dal 4 luglio all'8 luglio e diciamo che principalmente include i ragazzi di prima, solo di prima media, quindi per 5 giorni, 6 ore al giorno. E appunto si affronterà con i professori di educazione fisica lo sport a 360 gradi e si faranno sia sport quelli più banali, quindi tipo calcio, basket e pallavolo. Non dirlo ai maschi, sport banali, calcio, perché nel senso più tradizionale. Sono in po' in questo momento. Cioè, appunto, più tradizionali. Degli sport più tradizionali, diciamo. Sì. E poi si faranno anche degli sport meno tradizionali come il badminton, go back, cockball, la palla tamburello. Ha detto delle cose strane. Allora, badminton lo so, al volante. Sì. Sicura di se ne conosco uno. Cos'è il secondo? Go back. Cos'è go back? Torna indietro. Go back, va cattiva. Non lo so. C'è la corsa all'indietro, che è? Chalkball. Penso di sì. L'altro? Chalkball. Chalk vuol dire gesso. Chalkball. Si lanciano le palle di gesso. Ma allora, chalkball mi sembra che si lanciano tipo gli ovetti di cioccolato, non lo so. Ma mi scrivo. E poi? La palla tamburello. Beh, fino al tamburello ci arrivo. Palla mano e hockey. Ma palla mano giocai? Tempo, sai che ero una giocatrice pallavolo, ho fatto 3 anni. Posso intervenire un attimo? Ma certamente. Ma forse softball, quello che dici tu, Giulia? No, cioè il prof Calloni aveva detto. Domani vado da Matteo e dico: ma Salesto, magari sono io che ho scritto male. Vediamo cosa trovo. I nostri potenti mezzi, il nostro plafricale, uomo informatico. Se no, ho la registrazione del prof Calloni che lo dice. Può darsi che non sappia parlare in inglese. No, domani possiamo anche prendere in giro. Scrivi ciò che nel senso di. Scrivi così: C.
chalk. Magari l'ho scritto male io, è possibile. Chalk nel senso di gesso in inglese, si scrive come... calc. Ah. Con l'H in mezzo. Non lo so. Ma voi continuate a parlare. Sì, cerca chalk, che poi è una cosa che ci ha incuriosito tantissimo. Ok, quindi ragazzi di prima, la prima settimana di luglio potranno iscriversi. Dove lo svolgeranno? Allora, vabbè, a scuola. Qui a Verbani, poi vabbè, mangeranno in giardino con i professori. Oltretutto alla fine si faranno delle gare di atletica tra gli studenti. Bello. E diciamo che le iscrizioni bisogna, si faranno estrazioni, quindi c'è un numero chiuso, quindi diciamo di affretta, cioè nel senso di dare un po' peso alle iscrizioni, perché non è detto di essere, diciamo, di riuscire a partecipare. Ti ricordi quando vi abbiamo pubblicizzato così l'attività di Radio Vergani? Voi siete una ventina, ma gli iscritti erano 38. Purtroppo abbiamo dovuto procedere all'estrazione perché 38 non ci saremmo, cioè già in 20 non sappiamo dove metterci. In 38 sarebbe stato fisicamente impossibile. E poi l'Europa ci dà la possibilità di avere 20 alunni, perché i fondi appunto arrivano dall'Europa e il numero standard è quello. È sempre molto spiacevole quando qualche ragazzo che vuole partecipare a un'attività viene tagliato fuori. Penso a questa attività di tipo sportivo, essendo in luglio c'è caldo, ma si può fare il campus sportivo, lo organizzano le piscine, i centri sportivi. Il fatto di avere una scuola è molto bello. Il fatto di farlo, credo, insieme ai propri compagni, magari non i tuoi compagni di classe, qualcuno di qualche altra prima, ma ci si conosce tutti, no? Magari erano in classe insieme alle elementari o giocano comunque insieme di pomeriggio, anche se ne sono in sezioni diverse. È bellissimo farlo con i tuoi compagni di scuola. Peccato che 20 posti sono 20 posti. Speriamo si scrivano in 20 e così saranno tutti contenti. Nessuno rimane. Allora, ho trovato qualcosa. La chalk ball, la palla di chalk, è appunto la palla di gesso che si usa nell'atletica. Quella lì che tu ti passi alle mani per arrampicarti, sì? Non lo so. Sì, sì. Se la lanciano in testa, ve l'ho detto, esatto. È bellissimo, mi scrivo, però voglio ieri io ho scritto male la softball. No, allora sì, oppure si parlava di atletica, parallele, qualcosa così. Ci informeremo, chiederemo a Calloni. Di profilo, di preciso. Okay. E poi vabbè, i corsi si svolgeranno al mattino, cioè una parte al mattino dalle 9 alle 12, poi appunto mangeranno col pranzo a sacco nel giardino della nostra scuola e poi verso le 13.30 alle 14 faranno un'attività motoria anche al pomeriggio. E mi ha detto questo, che vabbè, poi ci sarà anche un'attività di orienteering oltretutto. Bello, sai cos'è l'orienteering? Sì, è tipo... l'avevamo fatto in prima media. Sì, ti ricordi qualcosa? Ed è quando ti danno una mappa. Certo. E tu devi andare in, seguendo, diciamo, le coordinate in un posto e trovi, diciamo, delle cose. Tipo caccia al tesoro. Sì, caccia al tesoro. Impari, esatto, ad orientarti nello spazio, impari a con seguire i punti cardinali, eccetera. È molto interessante, molto carino. È uno sport anche l'orienteering. Bello, ma questa scuola, ma quante cose facciamo, pure l'orienteering. Tu invece che cosa ci racconti, Noemi? Allora, io ho intervistato il prof Salerio. Sì. E quindi, vabbè, innanzitutto vorrei ringraziarlo perché è stato molto disponibile. E lui mi ha parlato del progetto stampa e serigrafia che ha organizzato la scuola e che dovrebbe partire dopo Pasqua. Quindi per il momento non è ancora iniziato. Allora, più che altro si concentrerà sulla stampa perché... alla fine, cioè, il prof lavora per un giornale, quindi è molto esperto. Serigrafia è la stampa su tessuti o su altri materiali, ma questo sarà non un po' più marginale, campo. Esatto. E mi ha spiegato un po' cosa faranno. Faranno plurale, nel senso che gestirà perché, da solo questo laboratorio? No, ci sarà un'altra prof. È la prof Spalenza. Ok, non mi veniva il nome. E allora ci ha spiegato che ci sarà all'inizio una breve lezione storica, quindi le prime due lezioni all'incirca, in cui si parlerà della stampa anche grazie alla Divina Commedia, perché la Divina Commedia è come se avesse rivoluzionato la stampa del tempo, è stata quindi molto importante. Poi parlerà anche della stampa di Gutenberg, sì, quindi come è nata. E poi però tutte le lezioni saranno coinvolgenti, non quelle che c'erano un tempo, ma qualcosa che interessi anche agli studenti, perché adesso i mezzi di diffusione non sono più solo con la stampa, ma anche certo multimediali. Quindi. Guarda, prof Licari, quando cerco le informazioni dove le trova, non certo sulla carta. In un attimo le trovo. Infatti adesso i metodi di diffusione sono un po' diversi, ad esempio adesso c'è qualcuno che potrebbe usare i social per svago, ma ogni social è diverso ed è infatti utilissimo anche per diffondere le informazioni. Assolutamente. Ti ha detto a quali studenti si rivolge? Ah sì, allora gli studenti di seconda. Seconda. E conterà di finirlo
entro maggio, quindi qualcosa che durerà all'incirca un mese e mezzo, perché poi ci saranno gli esami, quindi bisognerà, i professori dovranno essere disponibili. Esatto. E poi ha detto che, ci ha raccontato quindi che la stampa adesso è diffusa, ma non come un tempo, perché ovviamente adesso il digitale sta spopolando, ma quello che sopravvive sempre per la stampa sono i giornali, perché i giornali è qualcosa che non si potrà mai probabilmente rimpiazzare, e, perché comunque sono qualcosa di insuperabile, anche secondo sì, me. C'è qualcuno che ormai acquista la copia in digitale, però sì, in effetti... I giornali ormai, cioè i giornali li vendo ancora, forse si è ridotta la vendita dei libri, ma non dei giornali. I libri ormai li legge sul Kindle, in una roba più piccola, tablet, esatto, sì, più, sì. In una roba più piccola di un tablet hai 3.000-4.000 libri, quindi 50.000. Esatto. Io devo dire la verità, sono una fortissima lettrice e sono in mio possesso migliaia di copie di libri. Il problema è che occupano spazio, esatto. Pertanto io tutta la mia casa di Verona, la mia camera di ragazza è stipata, è una libreria unica, avrò dentro 8-9.000 volumi. Adesso quando devo comprare un libro lo compro in digitale su Kindle, sì. Perché io in casa non saprei più dove mettere i libri. Ma io anche, perché a casa non... Perché la casa è piccola, ma la mia non è piccola, è piena di esseri umani che creano ulteriore... confusione, esatto, diciamolo bene, cioè, figli, uomini dappertutto, per cui tutto in digitale. È vero che avere in mano la carta è un'altra cosa. È bello. Certo. È un'altra cosa. Banalmente, quando tu sfogli sul Kindle e non capisci, non hai la sensazione di quanto manchi alla fine del libro, devi andare a leggere se ho letto il 20% o l'80%. Esatto, cioè sul Kindle ti spunta la percentuale, ma la percentuale... Fredda. È 100% per qualsiasi libro, che tu abbia un libro da 100 pagine o che tu abbia libro, ne abbiamo da 1200, il 100% è uguale, quindi non ti accorgi in effetti di quanto ne hai letto e quanto te ne manca. Infatti, e poi difficile tornare indietro, perché sfogliare comunque ci metti un po' di tempo, cioè è un'altra cosa. Sì. La comodità è quella che, beh, diciamolo, consumiamo meno carta, perché se leggiamo in digitale è risolto il problema della deforestazione per creare i libri. Esatto. A creare la, esatto, carta. E poi la velocità, io non devo andare in biblioteca a comprarlo o in libreria a prenderlo o in libreria a comprarlo, perché lo scarico in un secondo tramite wifi di casa. Però cavolo, è vero, il libro è il libro, e quindi sì, quelli belli me li compro ancora in cartaceo. No, qualcosa la compro anch'io, così come compro anche i CD. Io ogni tanto capita di comprare il CD. Guarda, nonostante che sono tornati gli LP, si sono tornati grande, i vinili. Sì. La puntina. Esatto. Tu hai fatto in tempo o sei troppo giovane, maledetto? No, io... Non hai mai avuto un LP? No. Datemi una scarpa che gliela tiro dietro. Profi, non sai neanche cosa sia, quindi. Non sai cos'è un LP? Io ho i vinili. LP, sì. Long play. Ah, erano dischi appunto costruiti in vinile. Provenienti, cioè, erano degli anni 50, 40, 50, sì, sì. E poi pian piano sono andati in disuso perché si è passato dall'analogico al digitale. Adesso si è tornato un'altra volta all'analogico del vinile. E c'è chi lo preferisce. Sì, perché è un'esperienza diversa. Sì, è come guardare il film al cinema o guardare il film sulla televisione. Esatto, uguale. Va bene, e dopo aver parlato di questa roba super mega sportiva, ma siamo arrivati ai libri, vedi? Esatto. Com'è. Invece, super mega sportiva, stampa è per le seconde medie. Sì. Non potrai partecipare. No. Magari... Ti sarebbe piaciuto? Sì, però allora io sarei stata più interessata a fare il corso di giornalismo del prof Rizzo. Peccato che hanno fatto le seconde. Con le classi seconde. E quindi, cioè, io sono riuscita a farla quest'estate, c'è stato il corso estivo, però è durato poco, quindi l'ho apprezzato meno. Cioè, è durato neanche il tempo. In una settimana? Sì, poi abbiamo dovuto fare di corsa, perché comunque il tempo era quello che... E in una settimana avete fatto tutto, 15 giorni. Però no, ho fatto una settimana con loro. Però io rifarei radio, magari mi faccio bocciare così, così continuo. Ma noi invece, non sarebbe male. Già che ci siamo, facciamo la nostra proposta. Allora, in realtà, appunto, tra tutti... No? Falla dopo, alla fine. La faccio dopo, alla fine. È sorpresa, allora. non scappate. Intanto, era il 2005 quando venne pubblicata questa canzone ed era l'11 settembre del 2001 quando le torri sono venute giù. La band che canta in questo caso è una band americana, i Dream Theater,
Oh, non sono un fan. No, ma devi farlo vedere alle telecamere, devi fare così, come Superman. Invece della S c'è Dream Theater. La canzone si chiama Sacrifice Sons, Bambini Sacrificati. Ripeto, anno 2005, Sacrifice Sons. Le Torri Gemelle, il crollo e il crollo delle Torri Gemelle. A dopo. Yeah.
Ed era il gruppo preferito del Proflicari, musica semplice, sempre in quattro quarti, di semplicissima analisi, i Dream Theater, con una canzone però bellissima, Figli Sacrificati, sì. Già il titolone, e il testo è bellissimo. Esatto. Chiudiamo la nostra puntata, la nostra seconda puntata sui progetti della scuola, parlando con Claudio e con Sibilla, che hanno intervistato alcuni nostri colleghi per parlare degli ultimi due progetti che sono in essere praticamente in questi giorni. E poi raccontiamo noi l'ultimissima cosa, che invece riguarderà l'estate Ventura. Esatto. Partiamo da Claudia, dai. Claudia, tu con chi hai parlato? Io ho intervistato la prof. Tramacere sul progetto Energia, e è un progetto che serve per esporre tutte le varie forme di energia, che serve per approfondire, diciamo, appunto le conoscenze sull'energia e anche per parlare di cose che magari non pensiamo tutti i giorni, come magari mi ha spiegato che l'esperto ha spiegato quanto facciano male i telefoni da usare molto spesso. Cioè il concetto del campo elettromagnetico che può essere, sì, nocivo. E mi ha detto che gli alunni sono stati tutti molto attenti, perché sono cose, cioè sono argomenti attuali quelli di cui si parla, e che hanno fatto anche esempi pratici, no? Questo progetto lo fanno i ragazzi delle terze. Quello volevo sapere, è rivolto alle terze. Tu l'hai già fatto? No, io no, lo faccio domani. Domani? Ah, Sibilla, da te sono già venuti? Sì, venerdì scorso e domani. E domani chiuderete? Sono due incontri? Mi sembra tre, non lo so. Tre incontri? No, però due sicuro. Due sicuri. Non lo so. Hai parlato di esperto, quindi ci sono degli esperti esterni che partecipano, cioè non, sì, sono solo è gestito dagli insegnanti della scuola, ma c'è il contributo, diciamo, di esperti esterni. Cosa ti aspetti da un laboratorio, da degli incontri di questo genere? Sei interessata all'area scientifica in generale? Sì, abbastanza. Quindi ci sarà la possibilità di vedere cose nuove. Per esempio, il concetto di campo elettromagnetico sprigionato da un cellulare o da un device elettronico è qualcosa di cui sai già qualcosa o poco? Più o meno, cioè ne abbiamo parlato un pochino a scuola, ma non l'abbiamo mai fatto molto approfondito. Quindi sarà l'occasione, credo sì, che i ragazzi stiano molto attenti, perché avete sempre il cellulare in tasca o il cellulare in mano, o in borsa, noi femmine, ma voi lo portate in tasca. Per esempio, leggevo che pare che ci siano degli studi che dimostrano che nei maschi tenere il cellulare nella tasca anteriore dei jeans possa essere una delle cause, per esempio, di infertilità e accidenti. Non è una cosa di secondaria importanza, diciamo, le vostre compagne maschi, non per le ragazze, non incide tanto a livello uterino, per cui insomma, però averlo in borsa forse è meglio che tenerselo addosso, o avere sempre sta cosa in mano. Mille motivi per non usare troppo il telefono, io sono un pochino contrario, ma lo sanno anche i sassi. Invece Sibilla, tu di che cosa ci vuoi parlare? Allora, io parlo dell'orientamento. Che progetto è? Allora, l'orientamento innanzitutto è un progetto che aiuta i ragazzi a partire dal secondo quadrimestre della seconda media e il primo quadrimestre della terza media. Per scegliere la scuola superiore. Allora, io ho intervistato la prof. D'Angelo, però volevo precisare che lei mi ha detto che non lo fa soltanto lei, ma è la prof. D'Angelo, appunto, la prof. Riggi e la prof. Pellegrini. Allora, la nostra scuola collabora con gli Info Giovani Novate. Sì, Informa Giovani. Sì. Sì, scusate. No, Info Giovani ci sta. Abbreviato. E, che appunto organizza degli open day nelle scuole superiori. E quest'anno tu avevi partecipato, quest'anno ricordo c'erano stati dei collegamenti online. Sì.
per forza in periodo di Covid, ai sì. quali le famiglie e i ragazzi potevano assistere da casa, ovviamente in orario serale, se non ricordo male, sì, sì. perché c'era la presentazione di varie scuole da parte dei vari presidi, quindi esatto. c'è un'attività da parte di, cioè come dire, un'attenzione a voi, proprio ragazzi della vostra età, da parte di questa struttura di Novate, diciamo, questa associazione di Novate. E all'interno della scuola invece che cosa si fa, oltre a passare le informazioni di forma giovane, eccetera? Allora, i professori, soprattutto quelli, i prof di italiano e con i coordinatori di classe, danno delle schede ai ragazzi ci sono diverse schede, no? Che devi mettere tipo come vai a scuola, le materie che preferisci, delle informazioni che poi possono servire per capire un po' la tua personalità e poi decidere anche un po' che scuola scegliere. In base a quelle che sono le tue preferenze, le tue capacità. In base alle attitudini. Certamente. Ti orientano su una scuola invece anziché un'altra. Io nella mia terza, Claudio lo può confermare perché la mia terza è lei, ho anche parlato proprio di come è fatta la scuola superiore, sì. perché non sempre, noi a volte diamo per scontato noi insegnanti che sappiano come sono le superiori, invece chi non le ha ancora fatte le superiori o non ha fratelli maggiori come lei che ne ha 12.000, tu hai fratelli più grandi? No, hai un gemello, giusto? Gemello. E quindi in famiglia persone che hanno fatto la scuola superiore sotto mamma e tuo papà, che però non le hanno fatte l'altro ieri, le hanno fatte qualche anno fa. Di conseguenza magari non sanno di preciso una differenza tra un istituto tecnico, un ITIS, un IP, un istituto professionale, eccetera. E quindi secondo me la scuola, se chiarisce un po' le idee anche in questo senso, almeno un ragazzino comincia a capire più o meno a quale albero si va a impiccare, giusto per esatto. dirlo con tranquillità. A te esatto. è servito personalmente fare l'orientamento qui alle medie? O avevi già le idee già chiare, sapevi già dove allora, ti saresti iscritta? Allora, io personalmente... Allora, non sapevo proprio cosa fare, okay. mi consigliavano un po' da casa di fare scienze umane perché mi vedevano lì, sì, quindi... per la tua personalità, eccetera. Sì, quindi poi vabbè, non sapevo ancora farlo, poi all'ultimo ho detto, ma sì, dai, proviamo. Quindi ti sei iscritta quindi, dove? Scienze umane qui all'Erasmo. All'Erasmo. Tu, Claudia, vai al liceo scientifico? Sì. Era una decisione... una scelta che avevi maturato prima ancora di cominciare a parlare scuola sì. superiore, eccetera, cioè tu da tanto tempo sai già che, sì, sì. che frequenterai lo scientifico. In base a cosa? A suo tempo? Quant'è che più o meno hai deciso? Vabbè, cioè... è perché cioè sai iniziato... già cosa vuoi fare da grande? Più o meno. Cosa vorresti fare? No, è una cosa un po' irrealizzabile. Proviamo. Perché irrealizzabile? Cosa ti manca? Cosa vorresti fare? Presidente della Repubblica? No. No, ok. L'astrofisica. E perché è realizzabile? Perché è realizzabile? Pensi e che perché? Sia molto difficile? Sicuramente, ma nulla è impossibile. Difficile, ok. Irrealizzabile? È un'altra no. cosa. Dai, l'importante è Margherita provarci. Hack, una più grande astrofisica di volte, esatto. Cioè, io sapevo già che sarei voluto andare allo scientifico, però poi con l'orientamento ho un po' confermato. Diciamo. Hai confermato, sì. quindi comunque un po' ti è servita questa cosa per avere sì. una conferma di quella che pensi possa essere la tua strada. In bocca al lupo a tutte e due, poi ci farete sapere come va. Io però volevo aggiungere delle cose che non ho detto. Che allora, in seconda... c'è questo progetto che c'è questa associazione che è che si chiama aspetti te lo sei segnato ma non si capiscono allora in seconda quest'anno c'è l'associazione Asso Lombarda sì? che è un'associazione che allora, ci sono questi video sì. che si fanno vedere ai ragazzi mm-hmm. di seconda, appunto, che spiegano un po' i lavori sul tipo delle industrie. Cioè le professioni che si potrebbero andare sì, a svolgere qua in Lombardia. Sì, ok, molto interessante. E dicono anche cosa serve, che tipo di tecnici servono, eccetera. Esatto, parlano dell'energia, della chimica e della logistica e delle industrie e, sempre a scopo di orientamento anche, quindi. Sì, per fare vedere anche per far pensare già a qualche lavoro che si può fare in futuro.
E che serve? Perché se Assol Lombarda è l'associazione, penso, di tutte le aziende lombarde. Quindi spiega, sì, qui sul territorio di Lombardia noi servono, sì, tecnici specializzati in questo. Se vuoi alle superiori andare a studiare questo, guarda che lavoro c'è. Tanta roba che uno, sì, appena finito la scuola si trovi già l'occupazione. E quindi anche per far conoscere delle professioni. Assolutamente. E poi in terza, mi ero dimenticata di dire, prego, che tipo quest'anno noi che ci abbiamo come coordinatrice la prof. Origi, lei ha organizzato, cioè tutti mi sembra i coordinatori di tutte le classi terze hanno... Cosa sono riusciti a organizzare? Hanno fatto, fanno dei colloqui con gli alunni che magari hanno più difficoltà nel scegliere la scuola, non hanno ancora deciso bene e non, proprio non hanno idee, che magari gli possono consigliare dove possono andare. Questo anche funziona... perché purtroppo le iscrizioni hanno una scadenza, quindi se qualcuno ha poco chiaro la scuola in cui vuole andare, deve stringere, deve sbrigarsi, anche perché le iscrizioni sono già scadute. Sì, sono scadute. Quindi fine gennaio, esatto. 28 credo, sì. Per cui bisogna starci come tempi. Chiudiamo la puntata di oggi, oltre che con un pezzo meraviglioso, prima invitando tutti i ragazzi delle terze, parliamo per voi innanzitutto, che conosciamo bene. C'è un altro PON, anzi ce ne sono due, ma quello che riguarda voi è un PON che verrà gestito da due professori un po' fuori di testa, che siamo indovinate. Indovinate chi sono? Lo faremo quest'estate e si chiamerà Teatro, perché finalmente torniamo a teatro, a calcare le tavole di un palcoscenico. Non io e lui, ma voi. È rivolto ai ragazzi delle terze, ci sono 20 posti, quando fra poco passeremo con il foglio per le iscrizioni, iscrivetevi, vi aspettiamo, sarà la prima settimana di luglio, lavoreremo molto probabilmente direttamente al Teatro Comunale, alla sera, dal lunedì al venerdì, staremo 5-6 ore insieme per una settimana, mangiando insieme, provando, balleremo, canteremo, reciteremo, e anzi ballerete, canterete, reciterete. Esatto. Tu registrerai, manderai la musica, ti occuperai di tutta la parte tecnica e alla fine ci sarà lo spettacolo serale il venerdì sera, al quale è invitata tutta la popolazione, siete invitati voi, siete invitati anche se non vi iscrivete al corso a venire a vedere, certo, i vostri compagni, come sempre è un'esperienza meravigliosa. Sulla zampa chi aveva recitato con noi quando era in prima media, qua sulla manina, Francesco, ma spiega, Francesco sta giocando. Francesco, vieni un attimo in console. Due, Sibilla, altri qua. No, Colombo è andato a casa, che aveva un problema. Piazzati lì, mettiti le cuffie. Anzi, tre cose. No, lì. Meglio lì. Meglio, perché le telecamere ti prendono meglio così. Sibilla, com'è stato fare Sei un mito due anni fa con noi? Divertentissimo, bellissimo. Sei divertita lo spettacolo, eri contenta alla fine? Sì. È venuto bene anche. Sì, il teatro è sempre lo stesso. Ti ricordi cosa facevi tu? Che personaggi interpretavi? Credo lo abbia dimenticato. No, quello che uccideva il Minotauro, adesso non mi ricordo. Quello che uccideva il Minotauro, Teseo, si chiama Teseo. Ma la prof di italiano che è me. Personificavi Teseo, ti eri divertito a recitare? Era stata una bella serata? No. Veramente? No, scherzo. Va bene, è stato bellissimo. No, lo sappiamo, eri anche molto bravo, eri stata molto brava. Tu gironzolavi col gomitolo. Tu facevi Arianna? No. Io facevo... Era uno spettacolo sui miti greci, sì. Eri nella parte di Narciso, sì, la madre di... Cefiso è la madre di... Quello gemello lì, di Narciso. No, non era Narciso, erano... Mamma mia, sto smontando la giacca. Ero la maga. La maga che... di cui la madre è venuta dicendo che si preoccupava perché quando scopriva la sua bellezza quando avesse scoperto la sua bellezza poi l'avrebbe portato alla rovina, sì. Io era la maga che diceva qualcosa, la profetessa. Sì. Non mi ricordo il nome della profetessa perché non era così fondamentale. Io ho ancora il copione. Hai ancora il copione? E poi dici che non ti sei divertito, non ti picchio solo perché c'è questo di mezzo, lo posso romperlo, che ci ha costato troppi soldi. Va bene, aspettiamo tutti, allora, a fare teatro. Vi aspettiamo tutti, intanto salutiamo tutti con l'ultima canzone, Your Song, di Michael Jackson. Per ben augurante.
sperando sia benaugurante. Quindi vi lasciamo con questa canzone, vi invitiamo al solito, ci sono tutti i social, ve lo dico 3 miliardi di volte, basta, seguiteci. Quindi seguiteci tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao mamma. About all the dreams that you said was yours and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice